Infatti, non è separato dal metro, ma fatto vedere due passi. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, presentiamo quest'oggi il CT Replay che Don Fischio ha fatto insieme ai giocatori del Parma Calcio, visto che Sergio ha anche l'impegno con la squadra perché sta iniziando l'allenamento. Lasciamo subito a lui la parola su questa iniziativa, come è nata e soprattutto quanto vi siete divertiti a farla. Allora, io inizio da come è nata, grazie a Don Roberto, che chiaramente ha avuto questa iniziativa che io trovo veramente molto interessante, molto positiva. È un messaggio penso molto importante per i ragazzi, perché tante volte sono ragazzo, sono stato anche più giovane io, quindi lo so anch'io di prima persona che tante volte si tende a sottovalutare o dare per scontato tante cose nella vita, e quindi a volte anche una serata, dei momenti quando si fanno delle cose così in maniera un po' così superficiale, poi si rischia di compromettere la vita stessa, che veramente penso è il dono più bello che abbiamo. Quindi noi abbiamo appoggiato questa iniziativa alla grande, ci siamo divertiti veramente molto. Ringrazio tutti i miei compagni perché sono stati disponibilissimi e anche loro si sono divertiti veramente tanto. Niente, speriamo di insomma, siamo stati un po' stonati, ci hanno aiutato i tecnici, però diciamo che è stata dura, però ecco, quello che conta è il senso di questa iniziativa, speriamo che possa arrivare veramente al cuore dei ragazzi, perché ripeto, qui c'è in gioco non una partita di calcio, ma la partita della vita, come dice la canzone. Penso che questa cosa sia veramente la cosa primaria, quindi speriamo che appunto possa arrivare al cuore dei ragazzi. Grazie Sergio, D'Officio, la parola a lei per continuare. Intanto ringrazio Sergio, un grande amico, e tutti i suoi compagni. Per me è stata un'emozione venire qua perché insomma ogni attimo della vita è unico ed è pieno di regali, di doni, bisogna saperla gustare la vita, anche solo un secondo vale la pena di viverlo. E allora noi con la musica vogliamo un po' trasmettere questo messaggio, che la vita è una, come dice benissimo Sergio nella canzone, potete sentirlo, Replay non ne ha, non c'è la partita di ritorno, se perdi quella hai perso tutto il campionato. Quindi attraverso la musica e la parabola dello sport, noi diciamo il calcio è un pallone che ti dà felicità. Pensa quando noi eravamo bambini, giocare a pallone col papà, con la mamma su un prato, ripieno di gioia. Ripensa a quello. E adesso, che cosa ti dà prendere a calcio la tua vita? Non buttarla via, anzi, usala per chi davvero ha bisogno, per chi soffre, per chi è solo, per chi è debole. Tu hai la forza, l'energia, sei giovane, puoi tenere in mano il mondo, se vuoi. Ecco, questo quello che ho nel cuore, ringrazio davvero il Parma, la società. E poi volevo lasciare la parola al produttore, Gregorio Mascaro. Sì. Prego. Ma intanto io vi ringrazio a tutti e ringrazio il Parma, questa splendida società, che veramente ci ha accolto in maniera come se fossimo della famiglia. Ringrazio tantissimo Sergio, che io ho conosciuto tramite l'amico Roberto, e veramente io ho preso questo progetto e l'ho portato avanti con grande entusiasmo, perché io penso che la musica sia un veicolo importante, sia un veicolo costruttivo, sia un veicolo che deve avvicinare. Quindi noi con questa iniziativa cerchiamo di valorizzare quello che può essere il messaggio ai giovani, quindi mi raccomando, la vita Replay non ne ha, proprio lo dice il titolo, quindi è veramente semplicissimo e non ci si può sbagliare. E dando un messaggio cerchiamo di fare anche del bene, quindi chiaramente tutti quelli che saranno i fondi, tutto quello che sarà il ricavo di questo CD e anche di quello che potrà essere la vendita online andrà in beneficenza, e quindi questo è importante perché noi vogliamo che la gente doni ma in cambio riceva qualcosa, quindi un messaggio importante. E cerchiamo di aiutare anche la musica, perché in questo momento che la musica veramente soffre di quello che è la pirateria, certo, per questo e quell'altro, noi diciamo, ok, noi vi diamo l'opportunità di avere un messaggio, quindi di ricevere qualcosa, e vi chiediamo in cambio semplicemente di acquistare legalmente la musica, quindi sia per quello che riguarda il discorso fisico, ma anche per quello che riguarda il discorso online, quindi abituatevi ad andare su un sito e scaricare legalmente la musica, perché costa molto meno di quello che pensate, 99 centesimi, meno di un caffè. Quindi noi approviamo tantissimo tutte le iniziative che dicono mandate un sms, donate 2 euro, eccetera. E noi
cerchiamo di fare qualcosa anche di più, cioè oltre a chiedervi qualcosa, vi vogliamo dare, cioè vi vogliamo dare un messaggio di vita, specialmente per i ragazzi, quindi mi raccomando, la vita Raclei non ne ha. E poi ti volevo chiedere dove sarà in vendita, come sarà possibile acquistare questo CD? Allora, sarà in vendita sicuramente grazie alla società Parma, troveremo le formule per far arrivare ai tifosi il messaggio e dire lo troverete sicuramente qui. Inoltre sarà in vendita su tutti gli store digitali più importanti, a partire da iTunes a tutti gli altri. Bene, noi vorremmo fare una foto di gruppo con voi con il CD e poi vi facciamo vedere il video. Se Sergio hai un secondo, ce lo facciamo commentare. Intanto facciamo la foto di gruppo per...